Dopo Ugo Capellacci, candidato alla carica di governatore per il centrodestra, è la volta di Francesco Pigliaru, candidato a presidente della regione per il centrosinistra, presentare ai nuoresi il programma elettorale della coalizione che lo sostiene. Un appuntamento molto atteso nel capoluogo barbariccino, amministrato da coalizione di centrosinistra, che si vuole replicare anche in regione dopo 5 anni di governo di centrodestra. L'incontro di Pigliaru col popolo del centrosinistra è stato ospitato nel Teatro Eliseo, gremito in ogni ordine di posti. In sala i candidati delle liste della vasta coalizione che sostiene Pigliaru, tanti big vertici regionali del partito, parlamentari ed ex, compresa Francesca Barracciu, che ha rinunciato alla carica di candidato governatore in seguito alle note vicende giudiziarie. Da Pigliaru un duro attacco alle politiche portate avanti dalla giunta di centrodestra. Abbiamo avuto una crisi senza precedenti, ha detto Pigliaru, ma la sfortuna anche di avere avuto in questi 5 anni un governo impreparato come quello di Capellacci. Il professore ha anche ricordato che questa è la sua terra, vista l'origine dei genitori. Il padre infatti era di Oruna e la madre di Olzai. Pigliaru ha ribadito i punti cardine del suo programma elettorale. Occorre ripartire dalla cultura, dall'università, istituzioni che devono essere diffuse sul territorio come quella nuorese, ricordando anche di essere stato uno dei docenti dell'Ateneo Barbariccino.